No, no, funziona, funziona, la regia funziona. Allora, veramente, adesso non c'è neanche più la musica, vi do questa buona serata qui perché mi sembrava quando l'assessore un mese fa l'ha detto, ah, ma la facciamo alla festa del paese, così, ho detto, beh, assolutamente sì, perché noi dobbiamo iniziare a parlare della nostra quotidianità nei luoghi e nelle feste della nostra quotidianità. Non dobbiamo farlo chissà dove, dobbiamo cominciare a ragionare sul nostro territorio, laddove possiamo unirci anche in veste di feste in modo allegro come questa serata. Allora, non vi aspettate una cosa troppo lunga né troppo dettagliata, ma come dice il titolo, Verdi Orizzonti. Ecco, qui noi siamo in una situazione quasi bucolica, neanche, non solo stasera, cioè, la scenografia è perfetta, il tempo è meglio di così non si può, siamo più o meno riposati e pronti per un autunno e un inverno pieno di lavoro, pieno di progetti e soprattutto pieno di riflessione per il futuro di questo territorio, che appunto è un territorio abbastanza variegato. Noi parliamo sempre del territorio un po' così, ma in realtà il territorio, quando l'abbiamo cominciato a studiare, l'abbiamo capito subito una cosa interessante, che invece non è solo uno, ci sono tre. C'è questa parte nobile, centrale, nel quale siamo noi, c'è questo ambito di, cioè, chiamiamolo così, insomma, questa nobiltà urbana, noi siamo nel centro di questa nobiltà urbana. Poi c'è questo, l'ambito di Custozza, c'è questa parte più verso le colline, c'è più paesaggisticamente pieno di fascino, e poi c'è questo famoso ambito di Caselle, che noi potremmo anche chiamare quasi un'erosione del territorio, no? Ed è finora il comune ci ha subito, ma come subisce una specie di formaggio svizzero, no? I buchi del formaggio, quando poi a un certo punto cade, non c'è più niente da fare. Ma noi abbiamo visto che c'è ancora da fare, e come no? E c'è ancora molto da fare nel momento in cui cambiamo la nostra visione, il nostro agire. Ed è quando si parla un po' del potenzialità del territorio, e qui ricordiamoci che ce l'abbiamo una Convenzione Europea del Paesaggio, qui si parlava che siamo al centro d'Europa. L'Italia, cioè la Convenzione Europea del Paesaggio, è stato firmato a Firenze nel 2000, festeggia quest'anno 10 anni, è stato ratificato in Italia nel 2006 e dice una cosa semplicemente onesta: non dobbiamo più solo tutelare i paesaggi di valore, ma dobbiamo tutelare tutti i paesaggi della nostra quotidianità, perché anche quelli magari un po' ammalati, pieno di brufoli, pieno di cose che non piacciono alla prima vista, un domani possono essere bellissimi, se appunto ricevono la nostra cura. Allora vedete, questa coltivazione del territorio, questo è un bellissimo termine, quando noi accendiamo di nuovo la nostra attenzione verso il territorio, non pensando solo in termini di speculazione edilizia, di ulteriore urbanizzazione, ma proprio di cura del territorio, nel vero senso della parola, ci consente oggi di riflettere su questa potenzialità che sta nel territorio agricolo, ancora sano e strutturato, e voi ce lo avete, ce lo conoscete bene, sapete anche quanto fatica costa tenerlo così sano e ben strutturato, perché dall'altra parte c'è l'erosione, c'è questa famosa erosione, quando uno vola su di voi vede tanti buchi, e tanti buchi, tanti, ed è questo, sappiamo che i buchi servono perché dentro ci sono inerti che costruiscono la nostra civiltà, la nostra cultura, però poi dopo l'abbandono è un male che crea un cancro davvero difficile da sanare poi per il territorio. Allora, queste
cosiddette ferite nel territorio delle cave e discariche vanno risanate, vanno tenute in continuo monitoraggio fino all'inizio, non solo quando oramai qualcuno se n'è andato. Ecco, questo vuol dire anche per l'aeroporto, voi ce l'avete l'aeroporto che ingombe, che c'è presente così. Tutta la cintura, tanto per darvi un'idea, tutta la cintura verde della capitale della finanza tedesca di Francoforte viene finanziato dai passeggeri dell'aeroporto di Francoforte. Tutti i 55 comuni che stanno intorno al Francoforte ricevono anno per anno i contributi a seconda dei passeggeri che partono da Francoforte per far che cosa? Per realizzare la loro cintura verde, la loro compensazione ambientale e i loro fabbisogni del territorio. Non vedo perché questa forma di compensazione non possa essere anche possibile qui. Noi siamo abituati alla velocità. Oggi mi diceva un sindaco, non il vostro ma un altro qui vicino, diceva: ma in fondo ci sentiamo un po' periferia, un po' milanese, un po' periferia veneta, un po' quasi periferia di Monaco, siamo così veloci oggi nell'andare che potremmo scegliere di andare comunque, cioè, rispetto ai tempi passati questa velocità ci ha cambiato un po' la vita, però questo ci ha creato anche dei enormi consumi, vedete questo svincolo, no? Cioè questo enorme consumo sul territorio che spesso ingloba anche, come vedete qui, delle case, delle presenze, ed è questo, non è solo il svincolo, ma alla fine è anche poi la logistica. Il centro d'Europa vuol dire anche logistica, qui passano prima o poi passano tutti, tutto quello che consumiamo prima o poi passerà per il vostro territorio. Allora, tenendo presente questo, noi abbiamo detto: se ci sono ABC tre parti, vediamo un po' che cosa è questi temi, no? Questo, vedete, la natura coltivata, cioè questa bella natura che voi in fondo da qui a pochi metri ce l'avete, va coltivato, perché se no dopo perde anche questo il fascino. Allora vanno conservati gli ambiti naturalistici, il fiume, i percorsi in natura, i collegamenti delle piste ciclopedanali, vanno in qualche maniera rievocato quello che lo stesso territorio ci offre, e lo vedete quanto ci offre. Ci offre tanto, ci offre dei scenari completamente diversi, più naturalistici, più ambientali, più agricoli, più storici, e tutto questo noi attraverso un tema della coltivazione, dell'aspetto naturalistico, potremmo sviluppare molto bene. E poi c'è una seconda natura, la natura urbana, non la natura. E noi siamo qui in una natura urbana fantastica, no? Cioè, tutti parlano male dei centri minori, in realtà sono i centri minori che salvano il territorio. E questo scenario qui non è solo per la luce, non è solo per la serata, non è solo per gli ospiti che sono qui, ma è proprio per questa sequenza spaziale che ci consente in fondo di sentirci bene. Allora, questa natura urbana di cui ci invidiano in tutta l'Europa, perché poi in realtà gli architetti europei vengono in Italia per studiare il paese delle 100 città. E dove vanno? Vanno in questi luoghi per studiare come hanno fatto a seguire con saggezza, sedimentando per creare questi spazi meravigliosi. Ecco, vedete, se guardiamo bene, no? Intorno a questa somma campagna si crea un ring, e l'avete proprio molto simpaticamente lì rappresentato. Dentro si insinua un corso d'acqua, però c'è questa idea, no? Con le compensazioni di creare questa specie di ring, secondo noi, quando l'abbiamo iniziato a lavorare, si è sembrato veramente importante. Allora, la natura urbana è un po' questa, cioè una natura di riqualificazione sui canali, sull'autostrada, sul ring verde di Somma Campagna, che potrebbe essere un ring di una passeggiata meravigliosa, no? Per poi accedere direttamente